Grazie Presidente. Dunque, il consigliere Bertola sostanzialmente chiedeva conto della diciamo, possibilità del fatto se siamo a conoscenza o no che il Torino FC non abbia applicato una norma del febbraio 2007 che prevedeva che le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare biglietti gratuiti e nominativi per minori di anni 14 accompagnati da un genitore e via dicendo, e se non ritengano opportuno agire perché rispetti tali disposizioni. Ma intanto la dialettica col Torino FC è sempre una dialettica positiva, per cui all'interno di questa dialettica generale positiva abbiamo proceduto a segnalare quanto da lei fatto notare. Loro hanno tranquillamente risposto che come dire, dalla partita del 2 marzo Torino-Sampdoria ottempereranno, diciamo, le disposizioni di legge, e che per problemi tecnici loro di biglietteria non è stato possibile inserire questa procedura a sistema a partire dalla gara col Bologna di domenica, che, come dire, ovviamente la risposta è stata preparata qualche giorno prima. Quindi sostanzialmente dal 2 di marzo ottempereranno a questa normativa. Ho ritenuto opportuno ovviamente confrontarci con loro, tenendo presente che non è che una normativa può essere inserita in un contratto d'affitto, perché ancora la legge dello Stato è da rispettare, e quindi semplicemente abbiamo richiamato loro l'attenzione nell'ottemperare a una legge prevista dallo Stato. Prego, consigliere Bertola, per il suo intervento. Grazie, ma beh, sono contento, nel senso che abbiamo risolto un problema. Io ho presentato un'interpellanza un paio di settimane fa, peraltro raccogliendo una petizione, una segnalazione che arrivava in rete da un gruppo di tifosi Granata, che giustamente segnalava come, a differenza della Juventus che applicava già questa legge, il Torino non lo stesse applicando. Però, come giustamente ha detto anche l'assessore, in quanto legge il Torino è tenuto a applicarla, però d'altra parte lo stadio è nostro, quindi penso che anche la città, appunto, avendo questa interlocuzione e dando lo stadio al Torino FC, forse è un elemento adatto per andare a interloquire col Torino e chiedergli gentilmente di rispettare quanto previsto dalla legge. Quindi sono contento se l'intervento in queste 2 settimane ha permesso poi di arrivare all'applicazione di questa legge, abbiamo risolto un problema. Credo anche in realtà a vantaggio del Torino FC, in quanto la logica di questa previsione di legge di dare agli under 14 i biglietti gratuiti in metà delle partite e di incentivare i giovani a venire allo stadio, i ragazzi, e quindi creare possibilmente nuovi spettatori per il futuro delle partite di calcio. Quindi credo che sia una pratica da cui abbiamo da guadagnare tutti, sia la città che vuole favorire lo sport, sia il Torino FC che ha bisogno di nuovi spettatori per il futuro. Quindi, grazie.